Buonasera a tutti, siamo in diretta dal ponte di San Martino, siamo venuti a dare un'occhiata, guardate la situazione, il livello dell'acqua è veramente molto alto, deve ancora passare l'ondata di piena di qua. Avete visto i provvedimenti che abbiamo preso, il ponte è chiusa tutta la viabilità che sta tra la Lama e il Secchia, ovviamente sul territorio di Carpi. Le prossime ore saranno fondamentali, ci aspettiamo il picco in passaggio sul nostro territorio nelle prossime 3-4 ore, andando verso sera. I dati ci stanno dicendo che il, diciamo così, l'aumento dei livelli non è così grande come era all'inizio nella proiezione idrica, però stiamo tenendo sotto controllo. Tra poco c'è la riunione con la prefettura. Raccomando di nuovo gli avvisi e i suggerimenti che abbiamo dato dall'inizio, soprattutto per la popolazione di San Martino, Secchia e per Cortile. Recatevi ai piani superiori, ovviamente portando anche i beni che pensate di dover tutelare maggiormente. Siamo pronti, abbiamo preparato anche palestre, eventuali piani di evacuazione che al momento non attiviamo. State passando in questo momento l'ondata di piena sul territorio di Sogliera, ma pare distendersi. Guardate che qua la questione si analizza di minuto in minuto per capire qual è l'andamento. Noi abbiamo aggiornamenti da livelli igrometrici momento per momento e quindi questa è la situazione in questo momento. Mi raccomando, state attenti, connessi a tutte le informazioni che avete tramite il sito del comune, questa pagina Facebook e la pagina Facebook del comune di Carpi, oltre che gli avvisi ufficiali, quelli che arrivano da Protezione Civile e dagli organi che vi ho appena detto. Non fidiamoci di altre dimensioni. Quindi in questo momento soprattutto le popolazioni di Cortile e San Martino Secchia, insomma di quei territori che sono interessati maggiormente alla vicinanza col fiume Secchia, è fondamentale, vedete appunto il livello qua a San Martino Secchia, dove ancora, ribadisco, deve transitare l'ondata di piena, ci fanno pensare che questo fenomeno straordinario che sta passando, stia passando in questo momento con una relativa tranquillità, ma bisogna essere pronti. Questo è quello che chiedo, essere pronti. Non è il momento dei dibattiti ogni volta che piove o non piove, perché qua siamo di fronte a un fenomeno straordinario. Ha tenuto meglio di altri anni il Secchia in situazione ponte alto, per capirci, e questo è un fenomeno assolutamente positivo. Ma di questo fenomeno positivo dobbiamo anche portarci dall'altro punto di vista il fatto che è rimasto nel letto del fiume una portata di acqua superiore rispetto a altri momenti, perché non si è dispersa a monte rispetto allo scorrere del fiume. E questa stecca di fiume che ha ricevuto importanti interventi, vedete quanto è largo il fiume in questo pezzo che è quello di San Martino Secchia, deve vedere anche l'aumento legato a quell'ondata di piena straordinaria che stamattina è passata a Ponte Alto, è passata durante qualche ora fa, sta interessando in questo momento il territorio di Sogliera. Noi sappiamo che da Ponte Alto a Ponte San Martino passano di norma tra le 7 e le 8 ore, sto parlando in un normale, diciamo così, sviluppo dell'ondata di piena, quindi siamo assolutamente, stiamo attenzionando la situazione per questo motivo. Mi raccomando, tenetevi l'indicazione di girare il meno possibile, stare lontano dagli argini. E ovviamente per chi abita nei territori che ho detto, San Martino, Secchia e Cortile, portatevi ai piani superiori per sicurezza e ovviamente non tenete beni particolarmente delicati o deperibili ai piani inferiori, sperando che questa sia un'indicazione non necessaria, ma seguitela intanto perché è fondamentale.